Siamo alle ultime battute di questa campagna. Siamo alle ultime battute di questa campagna elettorale, insomma, su che temi punta oggi Stefano Parisi? Beh, soprattutto l'appello al voto, le persone devono andare a votare. Chi vuole cambiare deve andare a votare. Chi gli piace Milano com'è può anche rimanere a casa. Ma chi invece vuole cambiare, vuole che Milano sia più sicura, più pulita, dove gli immigrati siano gestiti e non lasciati andare così come sono, e vuole lavoro perché Milano deve riprendere un percorso di sviluppo, deve andare a votare. 5 minuti di impegno domenica e ci saranno 5 anni di una buona gestione di Milano. Secondo lei Milano è messa davvero così male? No, Milano è una città con grandissime potenzialità. Il problema di Milano è che ci sono dei luoghi e delle realtà milanesi che sono fantastiche, però convivono purtroppo con delle realtà molto degenerate ovunque, non soltanto nelle periferie: case popolari, insicurezza, mercati. Ecco, questo non va bene. La giunta Pisapia è una giunta della sinistra radicale ed elitaria, dove ha preso molti voti in centro, nella parte, nella borghesia alta della città, e non si è occupata della gente, del popolo, di coloro che vivono nella città la vita di tutti i giorni. Loro hanno molti VIP che li sostengono, raccolgono le firme dei VIP. Noi abbiamo il sostegno del popolo. Senta, tanti VIP, ma nessun leader nazionale a Milano verrà per queste chiusure della campagna elettorale. Del centro-sinistra? Anche del centro-destra. Beh sì, sono stati tutti qua sempre, no? Vabbè, un leader nazionale sta a Milano, ma purtroppo sta in ospedale. Per fortuna sta molto bene, quindi ci manda tutti i giorni segnali di supporto. Salvini è stato qua, no, sono stati tutti qua. Il vero problema è, mi sembra che ce l'abbia un po' la sinistra, mi sembra che Renzi prima ha nominato e ha indicato Sala e ora sta in giro, sta in Russia, sta in giro per l'Europa, evita Milano. Non so, vediamo. Nei giorni scorsi hai detto che Padova è una delle zone più critiche. Via Padova. È una delle zone più critiche di Milano. Quindi quali saranno i primi interventi che lei intende fare per una zona come questa? Intanto presidiarla dal punto di vista della sicurezza, mettere telecamere sugli autobus e telecamere sulla città, sulle strade, e avere forze dell'ordine che controllino la realtà. E poi togliere l'illegalità che c'è in quella città e avere un governo della città, come deve venire in qualunque altra parte del mondo. Senta, il battibecco di ieri tra Maroni e Albertini è il preambolo di tensioni che verranno, ma no, e si possono stemperare? Ma no, Albertini non è un politico. Albertini è stato sindaco per tanti anni. Ma non è un politico, lo sapete cosa intendo, nel senso che non ha sensibilità politica. E poi non ha detto nulla altro che dire che il ruolo della Lega è un ruolo importante all'interno della maggioranza, e poi il sindaco lo farò io. No, non ci sono assolutamente nessun problema da questo punto di vista. L'endorsement per Sala, qualcuno anche in passato per esempio con gli milanesi. Beh, è stato molto, credo che sia stato un atto grave, non tanto l'endorsement, ma posso immaginare, Veronesi aveva suo figlio in lista, per cui ci mancherebbe altro. Poi è ricco, quindi ha comprato anche una pagina del Corriere per fare questo endorsement. Quello che è grave è che ha usato la Shoah. Allora, una persona come Veronesi dovrebbe stare un po' più attento quando scrive questi endorsement, perché affiancare me a Hitler per spaventare il voto moderato penso che è una mossa che non dovrebbe fare Veronesi. Invece allora, questa accusa dei radicali sulle doppie firme per la lista di Fratelli d'Italia? Non lo so, vedo che i radicali sono sempre molto impegnati, tipo le pantegane, ad andare a cercare se ci sono dei micro problemi. La democrazia è una cosa importante, perché loro sono contrari al fatto che Fratelli d'Italia potesse presentare le proprie liste? Come mai questo cappato che prima dice che Sala è ineleggibile e poi ci fa gli accordi insieme? Ma veramente allora, cappato. Cappato da questo punto di vista in questi ultimi 15 giorni non ha mostrato il meglio di sé. Ecco, le diamo la possibilità di commentare il titolo dei giornali, non so se ha avuto occasione, insomma, ha titolato un po' in maniera pesante sulla morte della deputata in Inghilterra, dice 3 colpi di pistola e si salva l'Europa. Beh, penso che sia molto, molto, molto grave quello che è successo, ovviamente. È stato condannato da tutti e ovviamente io sono preoccupato che non solo di quel del clima che c'è in Gran Bretagna, ma soprattutto dell'odio profondo che c'è verso l'Europa, e questo non va bene. Noi dobbiamo tornare ad avere un'Europa inclusiva, un'Europa dei popoli. Io spero che il 23 di giugno vinca Cameron e vincano coloro che vogliono rimanere in Europa.